farcela. È impossibile. Lei mi ha messo in svantaggio, signor Tennyson. È in una situazione piuttosto compromettente. Mi ha obbligato in una posizione piuttosto spiacevole, perché io... La verità è che io sono un impostore. Io non ho denaro. Le ho offerto $1,000, poi $5,000. Sarei dovuto andare per strada a elemosinare anche quella somma. Figuriamoci, $500,000. È vero che io ho orgoglio, portamento, gusto, un'educazione eccezionale. Ma ho perso gran parte del mio patrimonio alcuni anni fa. Cosa? Ora lei mi ha forzato a palesare la situazione. Provando, signor Tennyson, provando che tra noi due lei è di gran lunga quello con più onore. E naturalmente io me ne andrò. Non vi chiederò di sopportare ulteriormente la mia presenza. Tennyson, può parlare. Il tempo è scaduto. Può parlare, può cantare, può dire tutto quello che vuole. Tennyson, dica qualcosa. Cosa sta scrivendo? Cosa sta facendo? Perché non parla? Cosa ha scritto, Archie? Cosa ha scritto? Perché non dice niente? Sapevo che non sarei stato capace di arrivare fino in fondo. Così un anno fa mi sono fatto asportare le corde vocali. Oh mio Dio! Incredibile! Non posso crederci! Che cosa ha fatto? Il signor Jim Tennyson ha quasi vinto una scommessa, ma ha scoperto troppo tardi che l'azzardo può essere decisamente improduttivo, anche con i dadi truccati, le carte segnate o, come nel suo caso, con le corde vocali asportate. Perché qualcuno ha fatto girare la ruota e il suo numero è risultato essere un 13 nero. Se non ci credete, chiedete al croupier, quello speciale, ai confini della realtà.